Oggi, sabato 11 luglio, fratello Biagio ha sentito nel suo cuore di interrompere il digiuno sulla montagna dove si era ritirato. Ebbene, questa situazione ci deve interrogare, ci deve colpire, perché in questi giorni, nonostante appunto sono passati 40 giorni di digiuno, lui, quando siamo andati a trovarlo, fino al 30° giorno, saltellava letteralmente nella montagna, era pieno veramente di Spirito Santo e di energia. E anche il giorno del 39° giorno che sono andato personalmente a trovarlo, era battagliero, parlava con energia e si muoveva con difficoltà, ma si muoveva. Sì, è vero, è provato, è debole, è mai è stato così magro, ma colpisce questa. Mai come questa, in questa occasione colpisce il suo stare bene, la sua energia. E tocchiamo proprio con mano veramente questa grazia di Dio che lo sostiene e lo sorregge. Quindi dovremmo, come dicevo prima, interrogarci e stimolarci a cambiare la vita, a convertirci, a diventare noi segno di cambiamento. In questi giorni ha mandato tanti messaggi importanti alle istituzioni, alle religioni, ai popoli, ai giovani, alle famiglie, anche ai giornalisti, tutti perché ognuno di noi può essere segno di cambiamento. Nel proprio lavoro, nella propria vita, si può cambiare in meglio e fare cose importanti, dalle leggi a tanti piccoli gesti che possono cambiare tante cose in questa società. Come diceva Padre Pino Puglisi, se ognuno fa qualcosa si può fare molto, quindi diventiamo noi segno di cambiamento, finiamo di lamentarci e di prostrarci, ma diventiamo segno di speranza, di gioia e di cambiamento. Pace e speranza.